video di promozione turistica? Anche. Un prodotto che può essere utilizzato per fare marketing territoriale? Sì, anche. Soprattutto è un racconto semplice, elaborato da due persone che arrivando di sera si sono fermate a passare la notte in Appennino, nel nostro Appennino modenese, precisamente a Lama Mocconio. Il giorno dopo, partendo da Lama, hanno scoperto i dintorni, quelli raggiungibili a mezz'ora di strada. Come? Hanno chiesto informazioni, hanno cercato su internet, hanno provato a seguire alcune segnalazioni, si sono persi, si sono ritrovati, hanno cercato di capire i racconti, le storie e le offerte del territorio. Sono rimasti anche la notte successiva, sono andati quasi dappertutto a mezz'ora di strada. Il video è dunque un racconto, il loro racconto. Perché tutto questo possa essere utile al turismo semplice, quello vicino a casa tua, quello che puoi capire e apprezzare, è necessario che altri raccontino la loro esperienza, il loro vissuto. Siano essi turisti, vicini e lontani, siano essi amministratori, albergatori, gestori di strutture ricettive. È utile accanto al nostro vedere anche il loro racconto. Internet, i social network ci possono dare una mano a trasmettere più velocemente quello che abbiamo da raccontare. Contare. Quello che una volta era solo un semplice passaparola. Ci piace pensare che gli operatori turistici, da quelli istituzionali a quelli spontanei, dai gestori di impianti sportivi ai gestori di agriturismo, si sentano membri di una comunità e non propagandisti della loro esclusiva struttura. Come membri di una comunità possono conversare, parlare e ascoltare, come in fondo abbiamo cercato di fare noi.